Io ufficiosamente so che effettivamente il campionato non dovrebbe ripartire. Quella che è stata sospesa a inizio marzo è una stagione che per il Notaresco è stata da sogno fino a gennaio. Un girone d'andata con 11 vittorie consecutive, titolo d'inverno e un vantaggio sulla seconda che ha toccato il più 10 prima della forte flessione che ha portato la squadra guidata da Roberto Vagnoni a perdere il primato proprio all'ultima giornata disputata lo scorso 1 marzo. Il presidente Di Giovanni parla di una beffa se sarà ufficiale la chiusura del campionato e le prime attuali, il Matelica nel girone F, avranno titolo per la promozione in Serie C. Siamo stati primi con un vantaggio notevole rispetto alle seconde e alle terze, quindi abbiamo inanellato una serie di 11 vittorie consecutive. Io penso che questo bisogna che la Lega ne tenga presente, perché credo che effettivamente perdere per l'ultima giornata di campionato il primato e quindi di conseguenza a questo punto anche la promozione, insomma, è di più di una beffa. Voi sareste pronti a fare qualche azione eclatante oppure accettereste questo eventuale verdetto? Ma io penso che azioni eclatanti, io personalmente non ho intenzione di farle, perché sinceramente il momento è molto delicato, ci sono tanti problemi, il calcio penso che venga dopo, perché ci sono dei problemi seri per quanto riguarda sia da un punto di vista salutare, sia per quanto riguarda da un punto di vista economico. Quindi per quanto riguarda la tua domanda, quello che mi dici, sinceramente io personalmente in questo momento non sto pensando a fare ricorsi. Per Di Giovanni il Notaresco avrebbe la forza di fare la C e sposa il progetto di riforma di cui si parla con una terza serie in regime dilettantistico. Se fossi io in gravina, tra virgolette, sicuramente lavorerei appunto per fare la nuova riforma dei campionati. La famosa Lega Pro, terza serie, quella che sia, con tre squadre semiprofessionistiche, e quindi una squadra di serie C di elite, oppure due squadre di serie B, così come ho letto e ho sentito dire in alcune riviste. Credo che questo sia l'anno giusto, perché facendo così si anticipa un attimo la riforma, ma sicuramente non si avrà la Lega nessuna, cioè la Lega non avrà nessun problema a livello di tribunali e via discorrendo dei vari ricorsi, perché sicuramente forse il notaresco non lo farà ricorso, ma ci saranno tantissime società che faranno ricorso.